a tutti ragazze e ragazzi e bentornati nel canale. Oggi un nuovo video dove vi vado a mostrare un acquisto molto particolare che ho effettuato sul sito Pink Panda e soprattutto sul brand iHeart Revolution. Ormai ne avrete veramente le scatole piene, se così vogliamo dire, di tutti gli acquisti che effettuo su Pink Panda e soprattutto sulla iHeart Revolution, ma non posso farne a meno. Siccome ormai sto vedendo in giro praticamente questa esplosione di apertura di calendari dell'avvento così prematuro, direi, perché praticamente questi spacchettamenti dei calendari dell'avvento stanno già andando avanti da settembre. Io per sfatare un po' questa ormai questa corrente ho acquistato un'altra tipologia di prodotto e ho acquistato in particolar modo appunto questa confezione della iHeart Revolution. Sto parlando della Wedding Machine, praticamente è una confezione qui come potete vedere dove sono presenti 12 prodotti del brand che io amo pazzamente. Voi sapete, io colleziono tutte le palette cioccolatose e anche quelle nuove uscite riguardanti un po' il cibo, se così vogliamo dire, e sicuramente avrete visto anche lo scorso video appunto dove vi ho mostrato gli ultimissimi acquisti. Al suo interno appunto troviamo tutti questi prodotti della iHeart Revolution, quindi molti prodotti gustosi e sfiziosi, direi io, perché è un brand veramente coccoloso. Lo ritengo appunto un brand coccoloso. Non mi perdo in chiacchiere, vi voglio subito mostrare cosa è contenuta in questa appunto super confezione. E inoltre, acquistando sul sito Pink Panda, in questo periodo c'era la possibilità poi di scegliere, oltre loro premiano sempre, nel senso vi danno la possibilità di scegliere diverse cose. Io ho acquistato praticamente questa confezione e ho scelto la Mystery Bag inerente ad Halloween. Infatti è un l'Halloween Mystery Bag Limited Edition con all'interno tre prodotti veramente interessanti che vi andrò a mostrare dopo. Ho registrato questo video così tante volte che ho paura che da un momento all'altro si scarichi nuovamente la macchinetta e sono costretta poi a ripetere. Ieri ero quasi arrivata a metà del video, però per non continuare con abbigliamento diverso, ho preferito appunto iniziare tutto di nuovo. Allora, all'interno di questa Wedding Machine, praticamente che cosa c'è? Ci sono 12 prodottini. Questo sembra quasi un registratore di cassa dove ci sono i numeretti e dove all'interno appunto poi esce così la confezione. Partiamo subito dalla prima. Nel primo cuoricino, quindi nel primo numeretto, troviamo una Mini Dark Chocolate e Shadow Palette. C'è riportato anche qui nelle confezioni. Le scatoline sono secondo me riutilizzabili, anche se hanno la dicitura qui, però volendo si può sempre utilizzare, o magari se uno ce l'ha doppio tranquillamente può andare a regalare con la confezione. Comunque sono uno diverso dall'altro. La palette in questione è questa qui. Appunto, è la Dark Chocolate che io credo proprio di non avere nella mia no, non ce l'ho, perché io al massimo ho un paio di mini palette riguardanti il viso e invece questa è una mini palette riguardando gli ombretti, riguardante gli ombretti. Questo è il packaging esterno, appunto la Chocolate Dark, e questi sono gli ombretti contenuti all'interno che ho scoperto non essere diciamo, queste palette mini richiamano quelle grandi in mio possesso, però all'interno hanno ombretti completamente diversi. Quindi, sinceramente, il fatto di avere delle palettine piccole, compatte anche da portare in viaggio mi piace tantissimo. Avevo chiuso, però voglio spiegarvi meglio i colori. Hanno un grande specchietto comunque all'interno molto molto comodo. E come palette, questa è una palette veramente compatta, però secondo me abbastanza completa. Abbiamo dei colori chiari per illuminare, per uniformare la palpebra, e poi dei colori scuri che vanno a intensificare la sfumatura dell'ombretto. Ci sono sia colori matte che colori shimmer, quindi secondo me è una palettina veramente compatta, ma anche abbastanza completa. Quindi non potevo che non essere non felice, di più super felice di aver ricevuto una mini chocolate in questa confezione. Poi, per quanto riguarda il numero 2, all'interno troviamo un lip gloss che è il Salted Caramel in questa confezione qui, ed è
questo il lip gloss, che io probabilmente questo già lo posseggo perché ho trovato sia sicuramente in altre confezioni e quindi ricordo di averlo. Non ricordo nello specifico se c'è questo colore, ma credo proprio di sì. Forse se l'è portato anche mia figlia all'università a Roma, quindi a casa sua, e quindi sicuramente se, sono contenta perché alla fine ho riavuto lo stesso prodotto e comunque potrà utilizzarlo lei che sta utilizzando questi gloss che sono molto pratici. Nel numero 3 troviamo il Loose Baking Powder, quindi abbiamo la polvere appunto baking. Per fare baking in questa confezione, sempre qui, ed è questa. Ah, che bella! Vedete, per esempio, io questa non la posseggo ed è appunto una cipria in polvere. È la traslucente, quindi comunque una polvere trasparente, sia per fare baking, quindi per andare a fissare tranquillamente il nostro correttore sotto l'occhio, ma anche secondo me tranquillamente per andare a fissare il make up, quindi le polveri in, diciamo le polveri libere servono appunto per fissare il make up. Altro prodotto, quindi altro prodotto al numero 4, è un altro lip gloss, e parliamo del 1 2 3, sì, e parliamo del numero 4, che è il Coconut Lip Gloss in questa confezione qui. È praticamente un altro lip gloss, però questa la più rosato rispetto all'altro che era più marroncino. Quindi anche questo lip gloss Coconut, quindi comunque sicuramente al cocco, profumazione cocco. Poi nel numero 5 troviamo la blending sponge, quindi abbiamo praticamente una marshmallow blending sponge, quindi uno scatolone per questa praticamente spugnetta trucco a forma appunto di marshmallow. Ha una consistenza abbastanza buona, direi, perché non è né troppo dura né troppo morbida adesso che è asciutta, quindi sicuramente una volta bagnata avrà la consistenza giusta. È vero che le sponge di queste, diciamo, forme particolari le trovo un po' scomodine, queste sono un po' più utili per quanto riguarda magari il fondotinta steso in modo molto più che dirvi, steso in modo molto più grossolano, nel senso nelle parti più ampie del viso, perché poi per le parti più particolari, tipo intorno alla narice del naso, ci vuole sempre una spugnetta con dei triangolini. Comunque, è un mio parere. Poi troviamo al numero 6, quindi praticamente come altro pacchettino, una mini white chocolate shadow palette, quindi un'altra mini palette cioccolatosa che andiamo a scoprire insieme. Oh, che meraviglia! È proprio la mini white, praticamente la mini chocolate come quella grande, e al suo interno, che belli! Adesso non so, in questo momento credo che forse non sono gli stessi. Anche in questo caso della palette grande, quindi un'altra palette mini formata da ombretti opachi e ombretti shimmer, veramente bellissime. Cioè, mi piace tantissimo, ragazzi, ma poi vedete che meraviglia il packaging, una stecchetta di cioccolato in miniatura. Amando quelle grandi, immaginate come sto impazzendo per queste piccoline, cioè sono delle chicche pazzesche. Altro prodotto contenuto è un mini Ruby Chocolate Blusher Palette. Quindi praticamente è una mini palette di blusher. Quindi vediamo su. Ah, no, ragazze, guardate. C'è un'altra palette mini, però in questo caso è una palette di blush. Fantastica. Appunto, abbiamo un blush più sul pesca e l'altro un po' più sul marroncino. No, meravigliosa, può essere anche utilizzata secondo me come terra. Sì, potrebbe essere tranquillamente utilizzata anche come terra. No, troppo bella, ragazze. Cioè, ma che cosa sono queste palette? Io più loro più ne fanno, più ne producono, io più ne acquisto. Hanno trovato proprio la polla per far sì che io acquisti queste palette, mannaggia. Altro prodotto contenuto in questa confezione è un face brush. Quindi praticamente è un pennello viso, che adesso andiamo a vedere. Ah, che bello! No, ragazze, guardate,
che meraviglia. È un pennello kabuki praticamente. Guardate che meraviglia. No, vabbè. Morbidissimo. No, vabbè. Questo è soltanto da, secondo me, è meraviglioso anche da tenere sull'esposto. Mi scuso se mi vedete struccata, ormai vabbè, è un periodo che mi vedete spesso e volentieri struccata, ma oggi in particolar modo perché ho fatto un trattamento viso anti-aging, quindi sinceramente non mi andava di sporcare il viso dopo averlo pulito con il make-up. Ho messo soltanto un filo di rossetto, quindi giusto per proprio non sembrare cadaverica. Però appunto, avendo fatto questo trattamento viso, la pelle proprio sta gridando alla gloria e non volevo appunto sporcarla. Altro prodotto contenuto, e siamo arrivati al numero 9, è un mini pink lemonade setting spray. Quindi praticamente è un mini spray fissante trucco al limone. Questa è la confezione, guardate che carino. Ah, no, vabbè ragazze, guardate. Cioè, anche se al limone è tutto rosa, ma come faccio io che non amo il rosa per niente a non amare questo spray? No. La profumazione è buonissima, appunto sa di limone, quindi sicuramente è uno spray comunque illuminante, fissante e illuminante, quindi ha questo effetto illuminante, anche perché essendo limone sicuramente darà questo spritz al viso. Bellissimo anche il packaging di questo spray, che dimensioni ha? È praticamente da 50 ml, quindi comunque credo che sia una travel size, ma molto molto pratico e molto utile come quantitativo di spray fissante, anche perché io a livello personale non ne uso tantissimo, quindi mi durerà sicuramente una vita. Poi, altro prodotto contenuto, e siamo arrivati al numero 10, è un set da 3 mini travel brush, praticamente un set mini di pennellini da viaggio. E questi sono tipo quelli della Makeup Revolution, quando li troviamo nel calendario dell'avvento. Infatti, sì, guardate che carini che sono. Sono rosa, ricordano un po' il packaging del kabuki di prima. No, ragazze, ma cioè, ma sono qualcosa di fantastico. Morbidi, no, bellissimi. Non li userò mai, li terrò soltanto per abbellimento, anche se dovrei utilizzarli perché alla fine sono pratici da portare in viaggio effettivamente, senza portare una pochette piena di pennellini. Però sono troppo belli, non vorrei mai rovinarli. Altro prodotto contenuto, il penultimo, è un altro lip gloss, lo troviamo all'11° cuoricino, è praticamente un milk chocolate lip gloss, quindi questo è un cioccolato al latte, sì, anche per il colore, guardate, appunto, e quindi che dirvi, fantastico. Il primo lip gloss era praticamente il salted caramel, quindi è al caramello, dovrebbe essere, l'altro era al cocco, mentre questo è un cioccolato al latte, anche come colore e soprattutto come profumazione, mamma mia che meraviglia, proprio cioccolato fuso. Profumo di cioccolato fuso. L'ultimo prodotto contenuto in questa meravigliosissima, scusate, vi ho fatto ballare, in questa meravigliosissima appunto confezione, è praticamente una mini chocolate marble bronzer palette. E beh, abbiamo trovato due chocolate per gli occhi, una per il viso per quanto riguarda il bronzer, e non poteva appunto mancare, ma meravigliosa, non poteva mancare, e appunto quella dei bronzer. Guardate che cosa è questa palettina, cioè ragazze, ma come si fa? No, e non potevo farmi scappare la possibilità di acquistarla, è meravigliosa. Guardate qui, appunto c'è questo illuminante dorato e questo bronzer praticamente caldo, direi, perché alla fine sì, è un bronzer molto caldo, effetto veramente abbronzato, non è glitterato, comunque è matte, tende un po' all'aranciato, ma potrebbe essere utilizzato anche come blush volendo. Comunque, vabbè, gli illuminanti, ragazze, che ve lo dico a fare, gli illuminanti della Earth Revolution e della Revolution in genere, cioè sono spaziali, secondo me non hanno uguali, neanche dei brand, lo ripeto in tutti i video dove vi mostro gli illuminanti, secondo me sono anche superiori ai brand molto molto rinomati e molto molto cari.
Quindi se volete realmente utilizzare degli illuminanti che spaccano o degli illuminanti sobri, comunque degli illuminanti buoni che vi restano e che comunque sono illuminanti veri e propri, io vi consiglio di gran lunga di utilizzare quelli del brand Revolution, che sia iHeart Revolution o Revolution veri e propri. Meravigliosi. E niente ragazze, questa era la vending machine, quindi sono veramente non felice di più di averla ricevuto. Ho perso anche il bigliettino dove praticamente vedo il prezzo, però forse costava intorno alle 59, qualcosa del genere. Adesso passo nel mostrarvi il contenuto comunque della mystery bag di Halloween. Allora, il primo prodotto che vi vado a mostrare è un prodotto della Maiani, ormai un brand che va veramente per la maggiore per quanto riguarda anche il sito di Pink Panda, però fa dei prodotti veramente eccezionali anche per quanto riguarda i pennelli viso, gli accessori per i capelli, veramente è un brand che mi piace tantissimo. In questo caso ho ricevuto questo cuore, guardate, questo cuore pulisce i pennelli, ha l'apertura diciamo nella parte laterale appunto che facilita la presa, quindi possiamo infilare la mano per poi far sì di lavare i pennelli in modo molto molto facile. Veramente molto utile e molto bello anche questa forma così a cuore. Altro prodotto contenuto in questa mystery bag è un illuminante, ed è un illuminante della Lovely, un nuovo brand che sta girando appunto sul sito Pink Panda. So che molte ragazze lo conoscono perché ho visto almeno ragazze straniere, però più che altro ragazze polacche, della, cioè Polonia, slave, cioè più o meno di quella zona e quindi so che va veramente tantissimo. Poi qui porta anche la dicitura che era il prodotto dell'anno 2016, quindi sicuramente sarà un valido illuminante. Questo è, vediamo il colore, ecco, è un colore beigiolino, eccolo qui, guardate, anche questo un favoloso illuminante, meno diciamo sparaflesciante rispetto a quelli della iHeart Revolution, però anche questo guardate che riflesso che ha, cioè fantasmagorico, che poi secondo me possono essere tranquillamente anche utilizzati come ombretti, ve lo dico sempre, non è che un prodotto è, nasce solo e soltanto per quello, può essere utilizzato anche per vari praticamente per vari utilizzi. Ultimo prodotto, ma non per importanza, anzi ne vale forse tutta la mystery bag, è praticamente questa palette della Revolution Pro, quindi comunque parliamo del marchio Revolution Pro proprio perché è professionale. Infatti qui abbiamo una palette di ombretti tutti opachi, quindi tranquillamente utilizzabile. Vediamo se riesco ad aprirla, è sigillata, mannaggia, è sigillata ragazze, quindi ci vorrebbe un po' per togliere lo scotch, ecco scusate il riflesso, però tutti ombretti opachi, una palette completa perché praticamente ha colori di base, colori di transizione e colori scuri per la sfumatura. L'unico colore forse che manca qui è un colore nero, ma poco male, anche perché io il nero effettivamente come sfumatura lo uso poco. L'ultimo è un marrone scurissimo, quindi tranquillamente ovviamo al problema del nero. Quindi è una palette super opaca proprio anche per in virtù dei trucchi professionali. Comunque ragazze, nulla, questo era l'acquisto che volevo mostrarvi per ovviare appunto ai calendari dell'avvento. Io invece ho acquistato questa fantastica e meravigliosa wedding machine della iHeart Revolution. Niente ragazze, spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate tanti like, lasciatemi i commenti se avete bisogno di qualche informazione. Io come sempre vi mando un grandissimo bacio e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!